Tra le tante falsità negazioniste spicca quella secondo cui Annibale valicò le Alpi nel 218 a.C. con i suoi elefanti in un periodo più mite di quello attuale, con una copertura glaciale meno estesa. Il riscaldamento globale di oggi non esiste perché Annibale ha varcato le Alpi nel 218 a.C. con gli elefanti e quindi faceva caldo. Non c'è panzana più grande di questa. Se i negazionisti analizzassero le fonti storiche, nel caso Tito Livio e Polibio, eviterebbero figuracce. Scoprirebbero infatti che la traversata si svolse d'autunno, in una stagione certamente più fredda di quella degli ultimi anni. Se si analizzano infatti con cura le fonti storiche, vediamo che sia Tito Livio sia Polibio riportano che Annibale e il suo esercito e gli elefanti, che peraltro morirono quasi tutti nel transito, nell'attraversamento delle Alpi, ebbero grandi difficoltà a camminare sulla neve recente, sulla neve fresca, che copriva già la neve vecchia dell'inverno precedente, rimasta sopravvissuta all'estate. L'esercito incontrò neve recentemente caduta su quella vecchia intatta e su di essa, soffice e non troppo alta, i piedi si posavano con sicurezza, mentre essa, per il passaggio di tanti uomini e tanti animali, si fu disfatta, il cammino avvenne sul sottostante ghiaccio, rimasto scoperto, e tra la fluida poltiglia della neve che fondeva. Questo dettaglio è molto importante, perché alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno, di neve vecchia non dovrebbe più essercene. Può capitare che ci sia la neve fresca, ma quella vecchia in genere viene esaurita durante l'estate quando fa caldo, cioè nel periodo come il clima attuale. Ebbene, se i cronachisti storici ci dicono questo dettaglio così vivido della neve vecchia coperta dalla neve fresca, vuol dire che le estati erano più fredde di quelle di oggi. E i nevai, alle quote potenziali del valico di Annibale che non conosciamo, ma oggi si pensa sia il colle Clapier, a quota 2400 metri, di neve autunnale residuo dell'annata prima non ce n'è proprio più. Il clima non si ricostruisce prendendo in esame un episodio storico, un'annata, perché ci possono essere delle variazioni anche molto forti tra una stagione e l'altra. Quindi, semmai, anche se volessimo tentare una ricostruzione del clima basandoci su un solo episodio, quindi su una sola stagione, comunque anche in quel caso non c'è alcuna prova che l'epoca romana, insomma, quindi in quel caso il 218 a.C., fosse più calda dell'attuale. Anzi, ne dedurremmo che era più fredda dell'attuale, come infatti anche le ricostruzioni paleoclimatiche basate sulle scienze dure, quindi sulle indagini geofisiche, confermano. Quindi possiamo dire che le poche informazioni che abbiamo sul transito di Annibale delle Alpi di oltre 2200 anni fa è avvenuto in condizioni più fredde di quelle di oggi. Ma fortunatamente abbiamo metodi molto più precisi per ricostruire il clima e non una piccola novella imprecisa. La paleoclimatologia utilizza i pollini fossili, i licheni, i carotaggi su ghiacciaio, le stalagmiti, gli anelli degli alberi, tanti altri metodi più affidabili che ci confermano che al tempo dei romani non faceva molto più caldo di oggi. Si ritiene che il periodo caldo medievale fosse come temperature confrontabile vagamente alla metà del Novecento, del XX secolo, quindi decisamente più fresco ormai rispetto all'attuale, quindi i ghiacciai sicuramente erano più ritirati rispetto alle posizioni che poi assunsero in seguito dalla metà del 200 con la piccola età glaciale, ma non si può certamente dire che l'epoca medievale intorno all'anno 1000 sia stata decisamente più calda di oggi. Assolutamente questo non è vero. Nessuno scienziato, né del clima né della geologia, contesta i cambiamenti climatici del passato, anzi li abbiamo studiati e sappiamo quante variazioni sono avvenute, no? Nel corso della storia geologica, ma nulla a che vedere con quanto sta accadendo oggi. Innanzitutto le variazioni climatiche del passato traggono origine da delle irregolarità astronomiche
che vanno ricercate appunto all'esterno della Terra, compresa l'attività solare, oppure internamente alla Terra come l'attività parossistica dei vulcani. Fenomeni che in questo momento della storia della Terra non sono assolutamente così evidenti e smentiscono proprio la tesi che si tratti di un surriscaldamento naturale. E un surriscaldamento antropico inizia a manifestarsi alla metà dell'Ottocento per l'avvento del massiccio impiego delle fonti fossili di energia. E le loro emissioni, la CO2, hanno prodotto questo innalzamento termico inaudito. Un altro mito da sfatare sulle Alpi è quello dei Balser, che avrebbero attraversato le Alpi in un'epoca appunto medievale, in un periodo medievale particolarmente favorevole ai transiti commerciali da un lato all'altro delle Alpi. Ecco, tutto questo anche va radicalmente ridimensionato. Intanto non è scontato che se si passa da un lato all'altro delle Alpi per forza i ghiacciai non ci sono. Tutt'oggi la transumanza delle pecore dalla Val Senale sino al Alto Adige alla Ötztal avviene tuttora sulla neve e sul ghiaccio. Quindi nessuno mette in dubbio che i Valser abbiano attraversato le Alpi, abbiano colonizzato le alte valli delle Monte Rosa italiane del XII secolo, ma questo non è un indizio che prova un'epoca più mite dell'attuale. Tra le altre fake news climatiche c'è anche la storiella della Groenlandia verde verso l'anno 1000. Anche questa è una frottola. Sappiamo dalle saghe islandesi che un brigante condannato per omicidio, Erik il Rosso, viene esiliato in Groenlandia. Erik emigra con una barca verso le coste meridionali della Groenlandia, dove c'era una piccola strisciolina di pascoli verdi, esattamente come ci sono oggi. Ma attenzione, la Groenlandia è un'isola di 2 milioni di chilometri quadrati ed è coperta interamente nella sua parte interna da una calotta glaciale dello spessore medio di 2 chilometri. E la cui età arriva ad almeno 125.000 anni. Quindi una strisciolina verde sulla costa non può essere utilizzata per dire la Groenlandia era verde. Ebbene, quando Erik il Rosso, dopo alcuni anni di permanenza, torna in Islanda, vuole favorire lo sviluppo di questa colonia e ha bisogno di braccia, di lavoro, per fare un tentativo di agricoltura e allevamento. E nella sua saga dice: siccome avevo bisogno di attirare gente, ho utilizzato un nome attraente e ho chiamato questa terra Terra Verde. Quindi quello della Groenlandia verde è un mito. La Groenlandia del Medioevo era verde esattamente come oggi, forse anche un po' di meno, perché oggi il riscaldamento atmosferico accelerato sta sicuramente favorendo una progressione della vegetazione dalle zone costiere verso quei territori che sono stati abbandonati dal ghiaccio nei decenni recenti. Quindi possiamo dire che è il primo caso documentato di pubblicità ingannevole.